Italian Head Start, Tape 15, Side 2. Self-Evaluation Quiz. You will hear a series of 10 situations. Respond during the pause. Then listen for the correct response. Situation 1. Tell the salesperson in the men's store that you would like a white shirt and a pair of black socks. Vorrei una camicia bianca ed un paio di calzini neri. Situation 2. Tell the salesperson that you need a red tie and some handkerchiefs. Ho bisogno di una cravatta rossa e dei fazzoletti. Situation 3. The salesperson says, Noi abbiamo una grande scelta di camicie bianche. What did she say? We have a large selection of white shirts. Situation 4. Tell the salesperson that you would like some gray pants and a belt. Vorrei dei pantaloni grigi e una cinghia. Situation 5. Tell the salesperson that you need a sports jacket and a white pullover. Ho bisogno di una giacca sportiva e un pullover bianco. Situation 6. Tell the salesperson that you would like a blue suit and a pair of pajamas. Vorrei un vestito blu ed un pigiama. Situation 7. The salesperson says Da questa parte, per favore. Che taglia porta? What did she say? Follow me, please. What size do you wear? Situation 8. Tell the salesperson 38 or 40, I think. 38 or 40, penso. Situation 9. The salesperson brings a shirt in the size you asked for. Thank her and tell her that you think that it will do. Grazie signorina. Penso che vada bene. Situation 10. The salesperson shows you a variety of blue ties. Tell her, "This one is too light. That one will do very well." Questa è troppo chiara. Quella lì va molto bene. This is the end of module 4, unit 2. Part 1 Italian head start Module 4 Unit 2 Part 2 Read the English version of the conversation and the notes Listen to the conversation Desidera qualche cosa signora No grazie do solamente un'occhiata Signorina Sì, signora, mi dica. Vorrei vedere una sottana di flanella di lana. Certamente, signora. Di che colore? Beige. Deve andare con una blusa rossa. Che taglia porta, signora? 42, credo. Ecco, signora, vuole provare queste? Il camerino di prova è lì. Questa è troppo stretta, ma quella mi sta bene. La prendo. Signorino, ho bisogno anche di un paio di calze. Listen again. Desidera qualche cosa, signora? No, grazie. Do solamente un'occhiata. Signorina. Sì, signora, mi dica. Vorrei vedere una sottana di flanella di lana. Certamente, signora. Di che colore? Beige, deve andare con una blusa rossa. Che taglia porta, signora? 42, credo. Ecco, signora, vuole provare queste? Il camerino di prova è lì. Questa è troppo stretta. Ma quella mi sta bene. La prendo. Signorina ho bisogno anche di un paio di calze. Mrs. Smith is downtown shopping. After looking in several negozi di abbigliamento da donna. She enters an elegant boutique. The salesperson says Desidera qualche cosa, signora. Listen and repeat. Desidera qualche cosa, signora? Desidera qualche cosa, signora? Mrs. Smith, who doesn't have anything particular in mind, answers that she's only looking. Listen. No, grazie. Do solamente un'occhiata. The Italian word for only is solamente. Repeat. Solamente. Solamente. Dare un'occhiata is to give a look. No, grazie. Do solamente un'occhiata. Desidera qualche cosa, signore? No, grazie. Do solamente un'occhiata. The salesperson leaves, but as Mrs. Smith is looking at blouses, she remembers that she needs a flannel skirt to go with the red blouse she has. So she calls the salesperson back and says, Vorrei vedere una sottana di flanella di lana. I would like to see a wool flannel skirt. Repeat. Una sottana di flanella. Una sottana di flanella. Vorrei vedere una sottana di flanella di lana. Vorrei vedere una sottana di flanella di lana. Esercizio 1. Listen and repeat the names of some items of clothing and the materials they are made of. Una sottana di cotone. Another word for skirt is... Gonna. Repeat. Una gonna. Un tailleur di lana. Un paio di calze di nylon. Una blusa di seta. Una camicetta. dei pantaloni di velluto a coste. una giacca di pelle. un soprabito di pelle scamosciata. un pullover di lana. Un vestito di seta. Una sottoveste. Una vestaglia. Exercise 2. Substitute the words or expressions as in the model. For example, you will hear: Una giacca di pelle. You say: Vorrei una giacca di pelle. Your turn. Una giacca di pelle. Vorrei una giacca di pelle. Dei pantaloni di velluto a coste. Vorrei dei pantaloni di velluto a coste. Un soprabito di pelle scamosciata. Vorrei un soprabito di pelle scamosciata. Un tailleur di lana. Vorrei un tailleur di lana. Una sottana di cotone. Vorrei una sottana di cotone. Una blusa di nylon. Vorrei una blusa di nylon. Un pullover di lana. Vorrei un pullover di lana. Un vestito di seta. Vorrei un vestito di seta. Exercise 3. Say in italian that you would like the following items. For example, when you hear a flannel skirt, you say: Vorrei una sottana di flanella. Your turn. A flannel skirt. Vorrei una sottana di flanella. A leather jacket. Vorrei una giacca di pelle. A silk dress. Vorrei un vestito di seta. A wool coat. Vorrei un soprabito di lana. Some corduroy pants. Vorrei dei pantaloni di velluto a coste. A cotton blouse. Vorrei una blusa di cotone. A suede suit. Vorrei un tailleur di pelle scamosciata. A wool pullover. Vorrei un pullover di lana. Back to our conversation. Repeat. Vorrei vedere una sottana di flanella di lana. The salesperson answers: Certamente signora, di che colore? Repeat. Di che colore? Di che colore? Certamente signora, di che colore? Before going any further, let's practice some colors. Remember that adjectives agree in gender and number with the nouns they modify. For example, Un pullover bianco, due pullover bianchi. Una blusa bianca, due bluse bianche. All adjectives of color follow the nouns they modify. Exercise 4 Listen and repeat Bianco, Bianchi, Bianca. Bianche, nero, neri, nera, nere, blu, rosso, rossi, rossa, rosse, verde, verdi. Giallo. Gialli. Gialla. Gialle. Grigio. Grigi. Grigia. Grige. Amaranto. Marrone. Arancione. Beige. Rosa. Chiaro. Chiari. Chiara. Chiare. Scuro. Scuri. Scura. Scure. Two other words that might come in handy to describe how something fits are stretto, tight, and largo, large. repeat stretto stretti stretta strette largo larghi larga larghe exercise 5 listen and repeat una sottana verde Un tailleur grigio, una blusa bianca, un soprabito blu, una giacca rosa, una vestaglia bianca, dei pantaloni beige, un pullover verde, un vestito grigio, Una giacca marrone. Una blusa rossa. Una sottoveste beige. Exercise 6. Say the Italian equivalent of the following items. If you hear a brown jacket, you say Una giacca marrone. Your turn. A brown jacket. Una giacca marrone. Some beige pants. Dei pantaloni beige. A red pullover. Un pullover rosso. A grey skirt. Una sottana grigia. A blue blouse. Una blusa blu. A white coat. Un soprabito bianco. A black silk dress. Un vestito nero di seta. A pink suit. Un tailleur rosa. A green slip. Una sottoveste verde. A white dress. Un vestito bianco. Mrs. Smith wants a beige skirt to go with a red blouse. She says: Beige. Deve andare con una blusa rossa. Repeat. Una blusa rossa con una blusa rossa deve andare con una blusa rossa. Beige deve andare con una blusa rossa. Certamente, signora, di che colore? beige deve andare con una blusa rossa The salesperson then asks Mrs Smith what size she wears Listen and repeat Che taglia porta signora Che taglia porta signora Mrs Smith believes she wears a 42 she says 42 credo Repeat 42, credo 42, credo now look at the clothing chart in your book. Familiarize yourself with the continental sizes, and especially with your own size. Remember, however, that this chart should be used only as a general guide. Sizes vary from country to country and from brand to brand. The salesperson brings two skirts to Mrs Smith and asks if she wants to try them on. Listen. Ecco signora, vuole provare queste? The word for to try or to try on is provare. Repeat. Provare. Provare. Vuole provare queste? Vuole provare queste? Ecco signora, vuole provare queste? Ecco, signora, vuole provare queste? While handing the skirts to Mrs. Smith, the salesperson points at the fitting room and says, Il camerino di prova è lì. Repeat. Il camerino di prova. Il camerino di prova. Il camerino di prova è lì. Ecco signora, vuole provare queste? Il camerino di prova è, è lì. A few minutes later, after having tried on both skirts, Mrs. Smith returns one to the salesperson and says Questa è troppo stretta. Repeat: troppo stretta. Troppo stretta. Questa è troppo stretta. Questa è troppo stretta. Mrs. Smith then tells the salesperson That one fits me well. Listen. Quella mi sta bene. Repeat. Quella mi sta bene. Questa è troppo stretta, ma quella mi sta bene. Questa è troppo stretta. Ma quella mi sta bene. Mrs Smith says that she will take the skirt and adds that she needs a pair of stockings. Listen. La prendo. Signorina, ho bisogno anche di un paio di calze. Repeat. Un paio di calze. Un paio di calze. Signorina, ho bisogno anche di un paio di calze. La prendo. Signorina, ho bisogno anche di un paio di calze. La prendo. Signorina, ho bisogno anche di un paio di calze. You remember that in the unit on the pastry shop you learned queste, these and quelle, those. Now you have learned questa, this one and quella, that one. In the unit on the fish market you learned questi these and quelli those questo is this one and quello is that one You may wish to review the chart in your book before continuing Exercise 7 Listen and repeat Notice in the following sentences that which has two forms quale for singular nouns and quali for plural Quale sottana vuole? Questa o quella? Preferisco questa. Quale soprabito vuole? Questo o quello? Preferisco quello. Quali bluse vuole? Queste o quelle? Preferisco queste. Quali pullover vuole? Questi o quelli? Preferisco quelli. Exercise 8. In this exercise, you will hear the names of some articles of clothing. For each item, say the equivalent of This one is too large. That one is too tight. Be careful of endings. For example, if you hear Un pullover, you say Questo è troppo largo. Quello è troppo stretto. Or, if you hear, una sottana. You say, questa è troppo larga. Quella è troppo stretta. Your turn. Un pullover. over. Questo è troppo largo. Quella è troppo stretto. Una sottana. Questa è troppo larga. Quella è troppo stretta. Una vestaglia. Questa è troppo larga. Quella è troppo stretta. Una blusa. Questa è troppo larga. Quella è troppo stretta. Un soprabito. Questo è troppo largo. Quello è troppo stretto. Una giacca. Questa è troppo larga. Quello è troppo stretta. Un tailleur. Questo è troppo largo. Quello è troppo stretto. Un vestito. Questo è troppo largo. Quello è troppo stretto. Exercise 9. In this exercise one of the items will be too tight and the other will fit. For example, if you hear un pullover, you say questo è troppo stretto, quello va molto bene. Or if you hear una sottana, you say questa è troppo stretta, quella va molto bene. Your turn. Un pullover Questo è troppo stretto, quello va molto bene. Una sottana. Questa è troppo stretta, quella va molto bene. Un tailleur. Questo è troppo stretto, quello va molto bene. Una vestaglia. Questa è troppo stretta, quella va molto bene. Un vestito. Questo è troppo stretto, quello va molto bene. Una blusa. Questa è troppo stretta, quella va molto bene. Una giacca. Questa è troppo stretta, quella va molto bene. Un soprabito. Questo è troppo stretto, quello va molto bene. Let's go back to the conversation again. One of the two skirts that Mrs Smith tried on fits her well. She hands it to the salesperson and says she'll take it. Repeat. Quella mi sta bene, la prendo. Quella mi sta bene, la prendo. In the sentence la prendo, the word la, la means it. If Mrs. Smith were talking about two skirts, which would be the feminine plural form, she would have said, Le. Repeat. Le prendo. Le prendo. If she were talking about a dress, which is masculine singular, she would have said, Lo prendo. Repeat. Lo prendo. Lo prendo. If she were talking about two dresses, masculine plural, she would have said, Li prendo. Repeat. Li prendo. Li prendo. Repeat the sentences in exercise 10. Mi piace molto questa sottana. La prendo. Mi piacciono molto queste sottane. Le prendo. Questa camicia mi sta molto bene, la prendo. Queste camicie mi stanno molto bene, le prendo. Questo vestito mi va molto bene, lo prendo. Questi vestiti mi vanno molto bene. Li prendo. This is the end of tape 15, side 2.